Segui quel sentiero per raggiungere il parco giochi. Gli altri bambini ti stanno aspettando. Buona gita! Non hai motivo di aver paura. Qui tutti i bambini sono simpatici e anche molto divertenti. Vai a parlare con uno di loro. Ti piace Ratatouille? Ti andrebbe di giocare a Ratatouille? Sai come si scrive Ratatouille? Dai, stavo scherzando. Vuoi sapere la verità? Sei stato incredibile! L'obiettivo dovrebbe essere quello, giusto? Quella maglia a maniche corte che indossi è deliziosa! Ti piace Ratatouille? Se la risposta è sì, devi andare da quella parte! Sono Francesca! Ehi, giochiamo con Ratatouille! È il mio preferito! Io sarò un topo femmina. Je m'appelle Céline. E diciamo che lo chef cattivo Skinner ha chiamato l'ispettore sanitario. Così scoprirà i topi nel ristorante di Gusto e lo chiuderà. Skinner ha catturato un nostro amico, Twitchy. Vuole mostrarlo all'ispettore sanitario come prova. L'ispettore sanitario mette Twitchy in un vasetto! Dobbiamo portare il vaso da linguini e far liberare Twitchy. Così lui terrà impegnati Skinner e l'ispettore sanitario mentre noi portiamo i topi fuori da Gusto. Facciamo in fretta! Prima liberiamoci di questi piccioni. Ehi, scommetto che l'acqua li farà scappare. È sicuro! Vieni! Potrebbe servirci, sai? Perché non cerchi qualcosa da lanciare? Dobbiamo solo portare Twitchy da linguini, al resto penserà lui. Non vorrei essere noioso, ma qui dentro non respiro. Stiamo arrivando da linguini! Sei inarrestabile! Ok, oggi sono tutta tua, cosa ti serve? Continua così! Oh, non sento più la gamba. Puoi farcela, devi scivolare. Te la caverai benissimo, devi solo saltare sulla corda. È divino, hai studiato con Balanchi? Continua a saltare! Emil che si occupa dei rifiuti. Dobbiamo far uscire Twitchy da quel vaso. Andiamo da linguini. Bene, facciamolo. Linguini non sarà troppo sveglio, ma almeno può salvare Twitchy. Ottimo lavoro. Serve qualcosa da lanciare. Ma inizia a girare. Quanto manca di arrivare da linguini? Cosa?
Andate via! Bene! Immonde! Siete il flagello della città! Via! Ho detto! Per Diana! Ti consiglio di... Sono stupita! En garde! È il momento di provare a scivolare! Beh, qual è il problema? Ti serve aiuto? L'ispettore sanitario? Oh, grazie al cielo! Twitch è salvo! E abbiamo tempo per avvisare gli altri topi. Respira, Twitchy! Respira! Un'impresa bellissima! È stato proprio divertente! Se hai di nuovo voglia di giocare sui tetti di Parigi, vieni a cercarmi! Non capisco perché la gente si scandalizzi per qualche topo in cucina. Dubito che i roditori possano essere più sporchi del mio fratellino. Uno degli altri bambini vuole inventare insieme a te una nuova avventura. Ti divertirai un mondo! È il problema. Non ti va di giocare insieme agli altri bambini? Formidabile, mon ami. Vuol dire che sei uno schianto. Ehi! Allora ti piace Ratatouille? Anche a me. Mi chiamo Pietro. Ok. Io sarò Emile, è il fratello di Remy. Tu puoi essere un nuovo topo. Immagina che ci sia una violenta tempesta. Sembra che il cielo su Parigi si stia aprendo. La pioggia scende a catinelle. L'acqua allaga le strade e si riversa nelle fogne. I canali di scolo si riempiono in fretta. Tra poco, tutte le fogne saranno allagate. E Django, nostro padre, aveva caricato una barca di cibo e provviste per la colonia di topi, proprio per un'emergenza del genere. Dobbiamo assolutamente uscire di qui. Questo posto sarà presto sott'acqua. Tieni duro, figliolo! Per prima cosa, portiamo la barca in salvo fino alla colonia. Devi tirare quelle maniglie e aprire tutte le chiuse lungo il percorso, altrimenti saremo in trappola. È una barca, non un sottomarino. Via, via! Voglio metterti fretta, ma... Perché non tiri quell'oggetto e vedi cosa succede? Risolviamo la faccenda e torniamo alla barca. Sì, credo che dovremmo muoverci. Che c'è, amico?
Fantastico. Dovremmo bagnarci. Mi piace come te la cavi. Sì, salta, ferra e scivola. A quanto pare siamo bloccati, a meno che tu non voglia arrampicare. Non sapevo ci saremmo dovuti arrampicare. Davvero notevole. Dobbiamo scivolare giù. Ok, perché no? Non c'è tempo da perdere. Continua a piovere acqua. Secondo me per aprirla serve l'aiuto di tutti e due. Non male, non male. È una mia impressione o qui si sta facendo un po' umido? Ehi, perché non provi ad azionare quella specie di valvola? Chissà cosa succede. Guardati in giro, trova qualcosa contro cui lanciarlo. Sembra che il livello dell'acqua stia salendo parecchio. Sembra utile. Almeno in teoria. Sì, a quanto pare ci toccherà fare una nuotata. Ottimo lavoro! Ce l'hai fatta! Sei un roditore fantastico! In realtà sono un nuotatore provetto, so anche stare a galla. Beh, sono a corto di idee. Ti serve una mano? Scivolare è più semplice che camminare. Sì, sì. Quando avremo finito, ti offrirò un bel piatto di spazzatura. Oh, dobbiamo saltare. Sì, mi toccherà nuotare, vero? Ok, portiamo questa barca attraverso le fogne. Guardati in giro, vedi se c'è qualcosa a cui tirare degli oggetti. Ci serve Remy? Penso io, tu concentrati sul resto. Intanto mi allenerò a... Fantastico, dovremmo bagnarci. Coraggio, provaci, salta sulla palla. Sono convinto che ti piacerà. Posso aiutarti? Papà ne sarà orgoglioso! Oh! L'acqua continua a salire! Non abbiamo più tempo! Pensavo sarebbe stato più semplice.
cibo è arrivato! Siamo salvi! Sono riusciti a far passare la... Datti una mossa! Andiamo! Ottimo lavoro! Senza di te non ce l'avrei fatta! Ottimo lavoro! Papà ha detto proprio ottimo lavoro! Questo potrebbe essere il giorno più bello della mia vita! Non mi vergogno di dire che mi è venuto appetito. Siamo bravi, bene. Ehi, se hai di nuovo voglia di giocare nelle fogne, vienimi a cercare. Ci vediamo. Hai con te uno spuntino? Un formaggino, delle mele o qualcosa del genere? C'era qualcuno che ti stava cercando. Ho sentito parlare di una nuova idea per un'avventura. Se hai voglia di divertirti ancora con Ratatouille, non devi far altro che seguirmi. Ti muovi davvero bene. Scommetto che vai in palestra, giusto? Ehi, ho sentito molto parlare di te. Mi chiamo Giacomo. Stavo giusto per giocare con Ratatouille. E se fossimo nella cucina di Gusto? E Linguini ha fatto uscire i topi prima che arrivi l'ispettore sanitario, facendo arrabbiare Skinner ancora di più. Lui sa che questa sera verrà da Gusto il famoso critico gastronomico Antoine Ego, che va matto per la Ratatouille di Rémy. Solo che Skinner vuole rovinare la Ratatouille. Così Ego cambierà idea e stroncherà il ristorante di Gusto, facendolo chiudere per sempre. E Skinner sta arrivando in cucina! Rovinerà la ricetta di Rémy! Aria, dobbiamo fermarlo! In cucina! Di questo passo non ci resterà niente con cui cucinare! Può essere il nostro momento di gloria? Devo ammetterlo, mi hai stupito! Oh, in sala da pranzo ne andranno matti. Fuori dal mio ristorante, capito? Vi proibisco. Ai tuoi ordini. Le vostre luride zampe nella mia cucina. Skinner dovrebbe essere bandito da qualsiasi cucina, soprattutto dalla mia. Andiamo. Prova a lanciarlo. Male che vada, cosa potrà mai succedere? È un ristorante, non un negozio d'animali. No, schifo. Saresti il mio aiuto cuoco ideale. Tornate nelle fogne, è lì che dovete stare. È un ristorante, non un negozio d'animali. Guardati intorno, siamo un'ottima squadra.
Tornatevene, togliete lì che dovete stare. Skinner è fuori controllo. Dobbiamo fermarlo. È un ristorante, non un negozio d'animali. Mi serve una zuppa per il signore Go. Sei stato sfruttato. Hai bisogno di un professionista, cucina. Proprio ma come dove me. Dove andremo a finire? Bene così, scivola un altro. Guarda come te la cavi bene. Togliti di mezzo, chef. Non provarci. Non rallentare, ce la possiamo fare. Niente male. Questo è uno scandalo, capito? Uno scandalo. Scivolare giù per le corde è piuttosto divertente, ma prima devi saltare. Ok, salta verso la corda e afferrala. Oh, sono... Tornate nelle fogne, è lì che dovete stare. È un ristorante, non un negozio d'animali. Tornate nelle cose. Cosa posso fare per te? Stare. Topi niente di meglio di una bella arrampicata. Ma dove andremo a finire? Siamo un topo meccanismo un perfettamente orientato. Non un negozio d'animali. A morte parassiti. Tornate. Potrei condurre un programma di cucina, non stare. Trovi? In quella cucina c'è un cuoco di troppo. Topi nella mia cucina! Ma dove andremo a finire? È un ristorante, non un negozio d'animali! A morte i parassiti! Topi nella mia cucina! Ma dove andremo a finire? Papà non potrà che esserne fiero. È un ristorante, non un negozio d'animali! A morte i parassiti! Skinner sta ancora distruggendo la mia cucina! Avanti! Ma dove andremo a finire? Il signore Go vuole una ratatouille! Tornate nelle fogne, è lì che dovete stare! Skinner è impazzito! Come si fa a fermare un umano impazzito? Può essere il nostro momento di gloria! Il signore Go sta perdendo la pazienza! Se il signore Go non avrà le sue portate, si... Posso fare per te? È un ristorante, non un negozio d'animali! Tornate nelle fogne, è lì che dovete stare! Linguini e Colette sono una bella coppia. È bruciato! Forse dovrei trovarmi una fidanzata e mettere la testa a posto. Vieni nella mia cucina! Ma dove andremo? Se solo ci fosse qualcosa da lanciare! Oh no! Ho portato anche troppo! Dobbiamo fermare! Piatto a Ego! Ti trascino! Prova a lanciarlo! Male che vada, cosa potrà mai succedere? A morte i parassiti! Aspetti! Non lo mangi! Guardati intorno! È avvelenato! Ora sì che si ragiona! Squadra 1! Legate quello, chef, e portatelo nel frigo! Squadra 2! Rimettete tutto in ordine! Sotto pressione sei un fenomeno, amico mio. Ah!
Sai che sapore ha questo momento? Quello di un'ottima salsina. Non una salsa bernese, ma comunque buona. Sarai sempre a braccia aperte nella mia cucina. Io non me la cavo molto bene in cucina, ma sono bravo a mangiare. È l'altra faccia del cucinare. Molto bene, hai conosciuto i tre fan più sfegatati di Ratatouille. Ma non credere che sia finita qui. Hanno ancora un sacco di idee geniali da condividere con te. Perfetto, significa che sei stato grandioso. Ehi, sei davvero in gamba. Ma credo tu lo sappia già. Formidable, mon ami. Vuol dire che sei uno schianto. Ti muovi davvero bene. Scommetto che vai in palestra, giusto?